Ok, ciao ragazzi, ben ritrovati, come va? Allora, c'ho un po' di luce sparata, però va bene. Come state? Spero bene. È un piacere ritrovarmi di nuovo qui con voi. Voglio ringraziare i nuovi iscritti al canale. Siamo adesso in fase countdown, ragazzi. Siamo a meno 10, meno 10 e poi, dai, festeggiamenti, giochetto a premi e via che si va. Ma parlando di giochi, perché siamo qui? Siamo qui per un'altra puntata del nostro giochetto. Potrebbe essere anche l'ultima, non lo so, vediamo. Ma la faccio breve perché vedo che un gradito ritorno, l'ospite di oggi è già qui e quindi gli ospiti non si fanno aspettare. E allora, voilà, buongiorno. Buongiorno, Ciao Dave, che si dice da tutto quelle parti? bene? Siamo sott'acqua, piove. Guarda, non parlarmi di pioggia, la mia non è la lamentela, ma tieni conto, fa conto che qui in Germania. Sì. Aspetta che qua ho svelato quello che non devo svelare. Qui in Germania siamo da novembre che tolti 10 giorni più o meno in totale di neve, c'è sempre stata acqua. Da Oh, però. No, qua novembre. sempre caldo, qua caldissimo. È arrivato Beati voi, adesso. bussaccia, ma si lamenta per 2 gocce d'acqua. È arrivato adesso un po' di meritata pioggia per la natura che ce n'era bisogno. Allora, beh, se ti va di raccontarmi qualcosa, se no iniziamo con questa. Ma dunque, stavo guardando che mi è arrivato qualcosa in posta da andare a prendere, così Tu, andiamo a vedere. Stasera, se stasera, riesco, faccio vedere una cosa, apre il tranquilla. negozio di Dave. Venite a visitare il negozio di Dave, anzi andate a visitare il canale di Dave. E poi niente, stavo aspettando anche delle altre cose. Ho puntato altri giochini. Vediamo se in futuro Vabbè. riesco a portare a casa qualcosa di stranissimo che ho visto e non conoscevo. Ah, ok. Ma delle figure, tra l'altro, recenti, però, che strane, mai viste. È uscita un comic con americano e ho sgridato gli amici vari. Perché non me l'avete mai detta questa cosa? Ma se ce la faccio, farò anche il video e farò vedere. Perché era quella benì, brutti, cattivi, Perché maledetti. era proprio mette insieme la mia passione per le figure, per il mondo un po' horror, zombie, quelle cose lì, e quindi sono bellissime da andare. E un po' di politica anche dentro. È un misto strano, in effetti. Ok, va bene. Allora io direi, mando la sigletta e poi iniziamo l'avventura. E nel frattempo, tu sai già, immagino, carta penna ed eventualmente un dado, ma spero per te di no. Sì, guarda, carta e penna, prendo il dado allora, Allora, possiamo fare. sigla. La sigla, come sempre, se n'è andata e noi siamo pronti. E come sempre parliamo di questa cosa qui che già avevo svelato prima per sbaglio. Ah, vabbè, io penso che tu lo sai, ma vabbè, facciamo il solito ripasso. Nove Sì. triangoli, ogni triangolo tre definizioni. Una di queste è un'estranea che deve essere riconosciuta, identificata e mi devi motivare perché è un'estranea. Potrebbe non coincidere con il mio motivo che ho pensato io, ma finché ha un senso logico te la darò buona. Dietro ogni triangolo si nasconde una lettera, alla fine si formerà una parola di 9 lettere e con questa parola fermerò il tempo quando tu penserai di essere pronto per dirmela, perché prenderemo il tempo per via dell'eventuale posizionamento nella finale, che dovrebbe essere a breve, già più o meno ci siamo ormai, e
e poi allora quando fermerò il tempo e sarai pronto mi dovrai formare tu un triangolo questa volta perfetto, ovvero altre due definizioni legate ad essa, a questa parola okay. che abbiamo scoperto. Potrai rischiare di, laddove ti dovessi sentire sicuro, riconoscere la parola dopo almeno 6 triangoli svelati. Ogni triangolo, laddove non sei sicuro, puoi dire passo piuttosto che dire una risposta e sbagliare. Perché per ogni triangolo è prevista al massimo una risposta sbagliata, nel senso che poi scatta la penalità, così sì. come per eventuali triangoli completamente sbagliati. Ok. Detto questo, se tu sei pronto, io mi prendo il mio quadernetto. Puoi scegliere l'ordine che vuoi, ma ormai tutti hanno capito che la cosa più semplice è dall'uno in poi. E quindi al 3, 2, 1 tu mi dici il colore e io schiaccio il tempo. 3, 2, 1. Ok, azzurro. Allora, dorso, palmo, collo. Dorso, palmo, collo. Passo che non mi viene in mente niente. Andiamo progressivi? Come vuoi fare? Scusa, non ho capito. Vuoi progressivo? Sì, vado progressivo. Fanta, Sprite, Ginger Ale. Direi Ginger Ale perché non è una bibita frizzante, comunque una bibita della famiglia Coca-Cola. Esatto, questa è la risposta giusta, non è della Coca-Cola Company. Lettera nascosta S. Ok. Proseguiamo. Il rosso, sì. Coppe, spade, scudi. Direi scudi perché non è un simbolo delle carte. Grande. Da bravo, da buon giocatore collezionista. T di Torino. Ok, verde. Darjeeling, Assam e se riesco a leggertelo, aspetta. Porridge. Questa vado intuito. Porridge. Esatto, perché? È tipico di un piatto da colazione. Ok. A base di avena. Anche questo ci sta, la risposta che pensavo io era perché non è un tè, mentre gli altri due sono due tipi di tè. Ah, infatti non lo sapevo. Però anche così è giusto. Quindi quarta questa. R di Roma. Ok. Andiamo avanti. Nero. Sì, andiamo avanti. Jet, gancio e qua ho scritto troppo veloce oggi, frusta. Il primo cos'era? Jet, gancio, frusta. Direi frusta, sì. Perché non è un'azione del pugilato. Sì. Bravo, esatto. Quindi O di Otranto. Ok. Viola. Per inciso sottolineo che frusta è legato a una tipologia di calcio, calcio a frusta. Sì, infatti, è vero. Sesta, C3PO. R2D2C4. Il terzo è C4? Sì. Allora C4 perché è un esplosivo e non è di Star Wars. Ok, N di Napoli. Può avere di Star Wars se esplodono. Hai scritto N di Napoli. Sì. Settima. Riga, Lima, squadra. La Lima perché non è uno strumento. No. Almeno che fammi sentire la tua definizione. Riga, Lima, squadra. La Lima perché non è uno strumento scolastico. La riga tipo il righello. La squadra. Ok, te la devo dare buona. Ok, il ragionamento logico c'è. O di Otranto. Sì. Quella che avevo pensato io, infatti adesso mi sono accorto che si può leggere anche in quel modo, era perché Riga e Lima sono due città e squadra no. Ah, è vero. Ottavo. Proboscide, zanne, artigli.
proboscide, perché non è una parte anatomica della zampa, la proboscide serve per è una mano aggiunta, diciamo, per, mentre gli altri due sono, gli artigli sono, come si dice, parte delle, sì, della, del piede, di quello che serve un animale. E ha... Tu hai detto che parte degli arti, hai detto, no? Sì, parte degli arti. Ok, allora detta così ci sta anche questa. Perché è la proboscide è una cosa accessoria, supplementare, che evolutivamente è venuta dopo. M di Mantova. La definizione comunque che avevo pensato io era, per, era invece gli artigli, perché non sono tipici dell'elefante. Ah, sì. Ma ci sta anche così. Nona ed ultima, oligarchia, monarchia, egemonia. Direi egemonia, esatto. Perché non è un tipo di stato, di governo. Risposta esatta. Lettera nascosta, O di Otranto. In teoria ti manca soltanto la prima lettera, no? Se non ricordo, se non... Sì, io proverei a dare... Ok, dimmi quando sei pronto che io fermo. 1, okay. 3, 2, 1, fermo? Sì, pronto. Ok, allora, al 3, 2, 1 mi dai la parola e mi dici altre due parole legate adesso, ok? Ok. 3, 2, 1, vai. Astronomo. Aspetta, ok. Allora... adesso devo ricomportare la penna perché mi devo segnare questi due tempi. E adesso al 3-2-1 il triangolo perfetto. 3-2-1, vai. Astronomo, spazio, stelle. Ok, ci sta, benissimo. Buon tempo, tempo totale, e non ti è servito il dado della penalità. Allora, questo lo tiriamo via. Siamo a 5 minuti, 30 secondi e 16. Bene, siamo bene. Messi bene, Dave. Sei arrivato verso la fine, ma sei messo bene. Non so adesso se è sufficiente, ma molto alto. E che purtroppo ha avuto poca partecipazione, nel senso che ormai siamo vicini al termine, perché poi ritorna all'alfabeto e quindi rivai in vacanza questo. E se no, se avessi avuto più partecipanti avrei fatto una finale magari, non so, a 5, invece penso che dovrò farla a 3, forse a 4, giusto per renderla interessante, ma e che poi devo anche far venire tutti quanti insieme, quindi diventa un po' complicato. Però intanto spero che ti sia divertito. Sì, sì. Ti ringrazio, come hai visto, sempre una cosa molto stato veloce. Piacere. Ai miei dico, ovviamente metterò il solito link di Dave, così andate a sostenere il suo canale. Ai miei dico anche, come sempre, restate in campana per le prossime cose, per sapere quando arriverà questa finale, cosa mai ci saranno come ci sarà come Montepremi. Montepremi, che parolone. E, ecco, e poi sono a meno 10, sono a meno 10. Meno 10, è iniziato il countdown per i 100. Dai, ragazzi. Ci siamo, dai. Dai. Iscrivetevi. Quindi un saluto ai miei, noi ci fermiamo un secondo e alla prossima! (Ride)